Edizione flash del nostro telegiornale, buon pomeriggio. Lavori in superstrada tra gli svincoli di Ornavasso e Mergozzo sono iniziati e si viaggia lungo una sola corsia. Lavori superstrada. ANAS comunica che si avvia al completamento l'intervento di ripristino localizzato della soletta danneggiata del viadotto Ornavasso lungo la statale 33 del Sempione tra gli svincoli di Ornavasso e Mergozzo in carreggiata nord, intervento circoscritto alla corsia di marcia. Per consentire l'ultimazione dei lavori avviati a inizio luglio resterà in vigore il restringimento della carreggiata con transito sempre consentito sulla corsia libera. I tecnici hanno inoltre programmato nell'ambito dello stesso intervento il risanamento della pavimentazione per un tratto in corrispondenza del ripristino. Si prevede di riaprire al transito l'intera carreggiata entro venerdì 7 agosto con sospensione delle limitazioni sabato e la domenica. Prosegue anche la manutenzione degli impianti della galleria Montecrevole per consentire l'esecuzione degli interventi e prosegue la chiusura notturna al traffico della statale tra lo svincolo di intersezione con la statale 659 e l'imbocco nord della galleria. La limitazione è in vigore nella sola fascia oraria 21-6. Nelle quattro notti comprese tra domani, martedì 28 luglio e sabato 1 agosto. Durante la chiusura della statale il traffico sarà indirizzato sulle viabilità provinciale e comunale limitrofa. Aumenta la donazione di un lettino ginecologico al consultorio. La particolarità di questa nuova dotazione è che è adatta anche alle donne diversamente abili. Un lettino elettrico adatto anche alle donne con diverse abilità, dono dell'associazione Mosaico, dono importante per voi dell'associazione. Com'è che è nata questa idea, questo progetto di dare questa donazione? Il progetto nasce dall'incontro tra il professor Mario Sgro, fondatore dell'associazione Mosaico DV, con Angelo Petrulli e con il mondo della disabilità in generale, che si è concretato già nel passato, l'anno scorso, con l'organizzazione di un convegno, benessere della persona con disabilità, che ha dato modo anche appunto dar luogo a una raccolta fondi con la quale poi abbiamo organizzato questa iniziativa. Perché è importante per voi questo lettino? È importante perché rende possibile un'omogeneità di visite per tutte le donne che accedono e un'omogeneità nei tre consultori, che sono tutti dotati di un lettino che, se permettendo questa mobilità assoluta in ogni posizione, permette a qualsiasi donna di poter accedere. L'importanza di avere un lettino strutturato in questo modo, che permette appunto molta agevolezza alle donne, nasce anche dal fatto che il numero di accessi è elevato, sia per le visite ostetriche sia per le visite ginecologiche. Anche quest'anno, nonostante l'emergenza Covid, ad oggi i numeri di accessi sono stati attorno ai 2300. Le donne diversamente abili che necessitano anche di questo lettino sono tante? Non abbiamo dei dati specifici su questo, però è capitato in passato, per esempio, donne che hanno disabilità, specialmente con lo screening Serena, dove c'è una fascia di età diversa, che vengono chiamate senza avere un'anamnesi o una conoscenza prima della visita, sicuramente con questo lettino, che è l'ultimo che completa la dotazione di tutti e tre consultori, permetterà a tutte di accedere senza nessun problema. Tra l'altro, voi avete colmato, dottor Sgro, una lacuna in questo caso, ma il Mosaico perché fa queste cose? Il Mosaico perché è molto sensibile ai problemi della sanità, tant'è vero che è un'associazione di orientamento sanitario e chiaramente di solidarietà sociale. Dopo un'estate sin ad ora tutto sommato dalle temperature gradevoli, è arrivato il primo caldo africano a causa di un neonato promontorio di alta pressione subtropicale. Il bollettino ARPA Piemonte, dedicato alle ondate di calore, indica per il Verbano Cusiosso la cautela per la giornata di oggi e molta cautela per mercoledì. Significa disagio, possibili colpi di calore o spossatezza in seguito a una prolungata esposizione al sole. Temperature minime sui 22 gradi, tra 32 e 33 le massime, ma la temperatura percepita potrà raggiungere i 35 gradi con un elevato indice di stress da calore. La situazione per il Novarese è leggermente migliore, cautela per oggi e domani con minime di 20 e massime di 33 gradi, percepiti fino a 35 gradi ma con un medio stress da calore. I temporali attesi, che si alterneranno al sole in tutto il territorio piemontese, in particolare in prossimità dei rilievi alpini e delle adiacenti pianure, non aiuteranno a migliorare il quadro.